Sì, Marina, un buongiorno a te, un buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Sì, c'è stato un blitz questa mattina, quartiere Rancitelli di Pescara, non il solito blitz al ferro di cavallo, ma in una zona adiacente. Ecco, li vedete, sono i campetti sportivi di proprietà della provincia di Pescara, ad uso degli studenti dell'Istituto Mantone, che è proprio lì a pochi metri, dove appunto gli studenti svolgono attività di educazione fisica. Ebbene, da più di 5 anni tutto questo non è possibile. Non è possibile perché questi campetti sono stati presi letteralmente d'assalto da alcune famiglie rom che vivono in questi quartieri e li hanno utilizzati come rimessa per motocicli e quant'altro, ma soprattutto anche in un caso specifico come luogo per allevare le galline. Sì, diciamo bene così, allevavano le galline in questo luogo. Sono intervenuti i carabinieri, il maresciallo Antonio Ronci e i suoi uomini e hanno subito intimato di sgomberare tutta l'area su disposizione della PM Sciarretta, l'ordinanza firmata dalla GIP. Colantoni, sono cinque le persone denunciate, ovviamente per invasione di spazio pubblico e imbrattamento di spazio pubblico. Queste le ipotesi di reato. Un'operazione fulminea, quella dei carabinieri, questa mattina, poco dopo le 8 di mattina, nel giro di poco più di un'ora e mezza, tutto era stato sistemato. Dobbiamo dire che le persone coinvolte hanno mostrato collaborazione e subito hanno liberato l'area. L'area che è stata adesso sottoposta a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'indagine proseguirà anche nei prossimi giorni. Quanto prima quest'area sarà riconsegnata alla disponibilità della provincia di Pescara, che devo dire non ha fatto granché per mantenere quest'area in uno stato dignitoso. Come vedete, erbaccia e rifiuti di ogni tipo all'interno delle strutture che dovranno essere certamente risistemate per consentire agli studenti dell'Istituto Mantone di svolgere come si dovrebbe attività di educazione fisica. Abbiamo sentito la preside dell'Istituto Mantone, Michela Fagnilli, che si dice soddisfatta per questo provvedimento. Erano anni che stavamo in qualche modo chiedendo a gran voce che venisse preso un provvedimento da questo punto di vista, non potendo utilizzare queste aree che ci spettano. Adesso finalmente questo è avvenuto. Adesso si tratta di capire, Marina, se nonostante il sequestro, così come è avvenuto purtroppo in passato, alcuni esponenti di queste famiglie rom possano riprendere possesso, evidentemente forzando i lucchetti apposti ai cancelli. Però, insomma, su questo le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, vigileranno da questo punto di vista Luca, ti faccio e una domanda staremo a brevissima. vedere. Ti faccio una domanda brevissima perché vorrei cambiare anche argomento. So che oggi a Pescara era il primo giorno con le mascherine, con l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Siccome tu hai fatto un collegamento con la nostra trasmissione Matinée con Paola De Simone proprio parlando di questo, brevemente come ti è sembrata? Che percezione hai avuto? Le persone vanno in giro con la mascherina o no? Sì, per la maggior parte devo sottolineare che le persone indossano la mascherina. Certo, era il primo giorno, magari molti non sapevano di questo provvedimento del sindaco Carlo Masci, per cui anche le forze dell'ordine presenti in strada hanno un po' chiuso un occhio, essendo il primo giorno. Non sarà così ovviamente nei prossimi giorni, però abbiamo sentito anche alcune persone, tutti sottolineano l'importanza di questo provvedimento, anche con un pizzico di rammarico, però, Marina, perché se Sì. tutti avessero fatto il loro dovere, cioè quello di vaccinarsi, probabilmente non ci troveremo in questa, situazione. Così ci hanno raccontato le persone incontrate, per strada. Però è giusto così, almeno ci dà la possibilità di avvicinarci ad un Natale, si spera, più sereno rispetto agli anni scorsi.